Buongiorno, mi piace tantissimo questa location per girare il video. La solita domanda ripetuta ad ogni video è: ma com'è la situazione pandemica lì nella nazione? La risposta: nessuno è autorizzato a rispondere nei commenti come se fosse uno specialista, uno scienziato, un virologo. La situazione di quella cosa lì che chiedete la dovete ricercare nei siti opportuni. Per favore, non continuate a fare questa domanda. Io quello che succede nella nazione da dove scrivete lo sapete voi perché ci vivete, quello che succede qua lo sappiamo noi perché ci viviamo. Non fatela sta domanda perché non avrete la risposta. Volete sapere com'è la situazione? Informatevi sui siti appropriati. Non posso darla io. Che cosa sono? Un virologo? No. Quindi voi informatevi e avrete la risposta. Non continuate a chiederlo. Se il vostro problema è com'è da voi, non è che qui le cose sono migliori o peggiori rispetto all'Italia. Si affronta probabilmente in maniera diversa a livello politico, non a livello sanitario. Quindi ci tenevo a dire questa cosa, che era molto importante, perché lo chiedete a ogni video e a ogni video non avete mai una risposta, perché non siamo autorizzati come titolo di studio, come titolo accademico, per dare una risposta. Potremmo esserlo a livello economico, ma non è questo un sito di o una pagina di economia. Quindi per favore, non abbiamo la risposta, ce l'hanno i siti opportuni. Quindi qualsiasi risposta all'interno dei commenti non è autorizzata da me. Quindi non parliamo di questo. Ulteriore precisazione per l'altra cosa ripetuta è il discorso: ma con 100 euro non si può mangiare. Sì, volevo spiegare alle persone che in maniera ignorante continuano a insistere su questo. Ignorante non è un'offesa, ignorante perché si ignora. Il povero in qualsiasi nazione del mondo è povero, quindi il povero non può mangiare in nessuna nazione del mondo. Quindi i poveri albanesi sono come i poveri italiani, come i poveri islandesi, come i poveri cubani, come i poveri dell'Ecuador. Le nazioni che ho citato perché mi sono venute in mente, non ho niente a che fare con loro. Il passaggio è questo, quindi anche vai nelle periferie a vedere quello da 100, non ci vado nelle periferie a vedere quello da 100 perché non è quello che faccio. E chiunque dice questa cosa perché devo andare, no, i poveri in Italia sono poveri, i poveri in Albania sono poveri qua. Quello che non può fare un povero in italiano non lo può fare neanche qua. Altra precisazione.